La musichetta, eh, bella la intro, vero o no, ragazzi? Senti, che musica! Musica, maestro, buon di motta a tutti voi! Mamma mia, conciato molto bene. Salute! Allora, innanzitutto Buona Pasqua e alla facciazza vostra, cioccolato. Da buon diabetico, ne approfondite rigorosamente. Libidine bene, allora oggi parleremo di un esercizio qual è quello del pullover? Quadratura che la me fa girare i ball, eh? ecco pullover. Allora cerchiamo di capirci prima però di entrare nel merito del tecnicismo. Vi domando una cosa, per favore rispondetemi, mi date una mano. A capire, e cioè, ma sto mess, gualtieri l'ha firmato o no? Allora, ne sento di tutti i colori. Sui giornali dicono il mess è stato firmato, altri dicono il mess è stato firmato, ma con delle condizioni diverse. Altri ancora dicono non è vero un cavolo, a parte il fatto che il mess c'è da otto anni e questo lo sappiamo e va bene, è stato firmato e avallato. Dal centrodestra ai tempi quando c'era Berlusconi e Salvini e la Meloni al governo con l'appoggio poi della sinistra, per carità, eh, perché in quel periodo la sinistra era molto pro-destra. Non sono né di, né di sinistra né di destra, quindi non facciamo ponere Però voglio solo capire questa cosa qua. Il MES c'è da più di otto anni. Il punto è è stato messo in funzione? È stato richiesto? Meccanismo europeo di stabilità, perché alcuni giornali dicono è stato firmato, Gualtieri ci ha tradito, altri dicono non può essere perché ci deve essere il capo dello Stato e perché c'è tutta una serie di cose. È stato firmato, ma ehm, scusate, è stato firmato, ma di fatto eh, sono cambiate alcune condizioni oppure no, sono state richieste delle condizioni che sono state avallate col 2% di PIL, insomma. È un gran casino e non si riesce bene. Qualcuno mi sa dire se ha delle certezze a riguardo, ovviamente. Se sto cazzo di MES è stato firmato oppure no, cioè la messa in funzione del MES, ovviamente. Perché il MES, come dicevo, c'è già da otto anni. Per chi non lo sapesse, e nel 2012 è stato eh, firmato, no? Dall'allora, appunto, governo Berlusconi. Meloni Salvini con comunque l'appoggio della sinistra salute Marco Pitti salute qualcuno mi sa dire qualcosa al riguardo perché in teoria non potrebbe essere stato avallato senza passare prima dal Parlamento ma c'è una condizione di straordinarietà e quindi c'è la possibilità che insomma è un po' un casino questo pomeriggio sono uscito a fare la spesa, ho avuto altre cose da fare, quindi non ho guardato i telegiornali, non ho guardato internet, non mi sono ancora aggiornato nelle ultime ore. E poi anche se dopo mi aggiornerò, dopo finito questo video, voglio comunque sapere cosa ne pensate voi, o perlomeno se qualcuno ha delle informazioni certe, non la propria opinione. Attenzione, non mi interessa la vostra opinione politica, perché io non do la mia e non la richiedo a voi, la politica la lasciamo fuori. È una domanda semplice, uno per passare il tempo, perché questa quarantena è una rottura di balle. <coughs> Due perché voglio sapere se qualcuno ha delle informazioni che magari a me sfuggono, sfuggono a qualcun altro, per quanto riguarda quello che dice ciò che è successo, cioè le informazioni non sono né di destra né di sinistra né di centro, le informazioni sono informazioni. Qualcuno le ha? Punto, grazie in anticipo per chi. Mi risponde, che per chi mi risponde, ogni tanto, ho questi insigagli eh? da persona, va bene, allora, detto questo, passiamo al nostro discorso. Pull over. Allora, cercherò di essere molto semplice, pullover con manubrio su panca piana. Cercherò di essere molto semplice, non, non farò il tecnico a manetta. Primo perché non ci voglia io. E due, perché Entrare nel tecnicismo della biomeccanica lo lascio a fare non perché non sei in grado, sinceramente, eh? ma lo lascio fare al dottor eh, eh, Pinco Pallo, come si chiama, non mi ricordo, di Project Invictus, che tra l'altro è sicuramente più bravo, a me, più bravo di me, Madonna mia! A illustrare da un punto di vista biomeccanico nel dettaglio tecnico, tutto l'arzigogolo di termini e di qualifiche che ci vogliono per arrivare a spiegare. Bene, la situazione appunto da un punto di vista molto, come dicevo poc'anzi, biomeccanico. Quindi, detto questo, entrerò nel dettaglio ma in modo abbastanza semplicistico. Quindi, allora, manubrio presa in questo modo, qua abbiamo il manubrio, qua abbiamo i pesi, questa è la presa, ok? Poi, volete mettere avanti la mano destra o la sinistra, questa è una cosa soggettiva che decidete voi al momento come vi trovate più comodo, insomma, è una cosa che dovete, eh, scusate, vedere voi. Dopodiché, eh, ovviamente siamo tornati sulla panca piana e iniziamo il movimento. Allora, ho fatto un tutorial, che fra poco vedrete, di me giù nella mia palestra solitario e faccio vedere un tipo di pullover. I commenti degli scienziati, ma però io lo faccio diverso, va bene. Qua non stiamo parlando di tecniche per la forza, non sono protocolli formativi per la forza. No, you know, qua stiamo parlando di culturismo e questa è una delle versioni del pullover. Cito sempre Marco PT, perché è l'unica persona che so che posso citare senza che si senta preso in causa da un punto di vista no, dell'offesa. Del... Siamo persone adulte, ci capiamo. Cito lui perché lui sicuramente ha un tipo di esercizio differente dal mio. E ha ragione perché per quello che fa lui, se fa il pullover, è giusto che lo insegni e lo faccia come dice lui, perché lui ha un obiettivo diverso dal mio. Nel bodybuilding, nel culturismo, termine italiano, ci sono un sacco di varianti, un sacco di, modo, di modi per stimolare i muscoli, perché nel bodybuilding non ci accont accontentiamo, poi accontentiamo non è corretto, non ci basiamo esclusivamente sulla forza, ci interessa, ma relativamente il muscolo dobbiamo andare a supportarlo, stimolarlo soggiogarlo, inzigarlo in tutti i modi possibili da tutte le angolazioni immaginabili in tutte le maniere con il risultato che vogliamo ottenere qual è il risultato che vogliamo ottenere? è quello per l'appunto di stimolarlo in modo tale che si vedano le separazioni, le fibre muscolari le innervazioni muscolari migliori non nel senso che si vedono le forme, dare una forma. È vero che uno dice, ma se nasci con quelle forme, quelle ti rimangono fino a un certo punto. Perché, se il muscolo cresce, ipertrofizza. Non parliamo di iperplasia, per favore, che è una cosa a cui io non credo eh, minimamente, o se c'è, è talmente minima che non è degna di nota. Quindi, quando ipertrofizza, alla fine il muscolo cambia la forma proprio in base a come lo facciamo crescere. Non è che il muscolo cresce uniformemente in tutte le direzioni, in tutte le sue, no? Pettorale, il gran pettorale. Sapete che i muscoli pettorali che abbiamo sono tre? Tutti diranno, eh, come è possibile? Sono due pettorali: alto e basso, gran pettorale e pettorale alto. No! C'è anche il piccolo pettorale, ok? Che è una parte, una, diciamo, è una porzionatura. Mi piace questo termine del petto ok sotto questa, questa zona qua non mi ricordo scusatemi ma dovrei andarmi a vedere eh, anatomia non mi ricordo dove origina e dove si inserisce oddio l'inserimento è sempre sul braccio come tutte le parti del pettorale vanno a inserirsi eh, nella zona eh, scapolo omerale eh, l'origine è nel punto preciso, se non sbaglio, sul lato destro del, del, del nostro petto, sul lato destro e sul lato sinistro, ovviamente, lateralmente, non è certo una parte mediale. Detto questo, però, ripeto, sto andando ad cazzo perché vado a ricordi anatomici. Comunque, non ci interessa dove origine, dove si inserisce il piccolo pettorale, ma sappiamo che i pettorali sono tre. Quando vedete determinati culturisti, che contraggono in una sorta di eh, most muscular e fanno così con le braccia o alte o basse, classica cosa che a me riesce abbastanza bene, diciamo così. In alcuni, vedete qua, in questo punto qua, una sorta di buchino quando, quando contraggono. Ecco, quello dovuto al punto dove si inserisce il piccolo pettorale con il gran pettorale e può dare filet, ad esempio, a questa caratteristica quando contrae e può dare quell'effetto visivo di una sorta di buchino ok ecco perché ho voluto parlare di tutti questi dettagli no proprio perché il, il bodybuilding il culturismo fa sì che per dettagliare il muscolo dobbiamo attaccarlo con 10.000 tipi di, di angoli eh, di condizioni di esercizi di movimenti di fase centrica fase concentrica di accorciamento, allungamento, isometria c'è tutto un insieme di tematiche che vanno a stimolare il muscolo per poter avere un degno sviluppo non solo di forza, non solo di massa, non solo che cazzo c'ho, la tremarella? <ride> va bene ma e soprattutto anche per un natura dove le masse muscolari in un natura sono limitate io mi ritengo anche fortunato perché comunque sono un HP 10 da 7-8 fino a 10 con un ABF che è sempre comunque sotto il 15% in alcuni periodi riesco a arrivare anche all'11 o all'11-12 circa, piacerebbe scendere ancora un po' di più ma con tutte le mie patologie, li avete compreso purtroppo comincio a perdere anche massa perché abbassando l'insulina per forza di cose, ma questi sono dettagli miei personali detto questo Nell'esercizio che vedrete fra, fra, poco, fra poco, fra poco, fra poco, fra poco, fra poco, vi illustrerò un metodo, una variante del pullover. You know? Quindi, chi volesse variare il suo pullover anche semplicemente perché stufa anche mentalmente di fare sempre lo stesso esercizio, questa è un'ottima variante. Non c'è nel bodybuilding, a parte l'esercizio basilare di partenza, che il pullover è quello, ed è quello. Il pullover non è sicuramente una, una trazione alla sbarra. Uno non mi può dire, ma tolto quel caso lì, no? non so se ci capiamo, che il movimento è quello. Su quel movimento ce la possiamo giocare in mille modi. Quindi provate a uh, fare il pullover nel modo che ho detto io e vedete come ve lo sentite muscolarmente, ok? Alla fine del, lo faccio anche all'inizio del video, lascerò anche una, un commento dove spiego una cosa che non ho detto all'inizio, vabbè, mi sto incasinando. Guardate il video e guardate subito dopo il seguito. You know, signori, è stato un piacere, buon motta ai cereali a tutti voi! Bye bye. allora come dicevo prima adesso dobbiamo fare il pullover con le ripetizioni parziali andiamo a sviluppare i muscoli o perlomeno a sollecitare i muscoli in modo diverso questa può essere un'ottima variazione sto prendendo un peso relativamente basso che mi permetta di fare l'esecuzione corretta senza usare il peso della chicco insomma sono 22 24 kg se non sbaglio 12 eh, no 11 12, 24 kg quindi pull over posizione di partenza facciamo 5 5 5 cosa significa Andiamo giù in estensione completa, tirata al massimo. Saliamo e arriviamo qua. Uno, due, tre, quattro, cinque. E chiudiamo. Uno, due, e facciamo cinque ripetizioni così, alla fine, finite le cinque parziali in chiusura, le facciamo complete, altre cinque così. E ne, ne facciamo cinque. Uno che se è... ok questo per quanto riguarda il pullover parzializzato avete visto che durante l'esecuzione eh, le eh, ripetizioni successive non vanno in massima estensione perché mi sono dimenticato di dire che la prima ripetizione va in estensione completa le seguenti un filo meno come si vede nell'esecuzione. Non ho sbagliato l'esecuzione, ma mi sono dimenticato di aggiungere questa postilla nella spiegazione dell'esercizio stesso. Quindi prima ripetizione a partenza in estensione totale, le altre non andiamo in estensione totale. Quindi correzione doverosa che andava fatta. Ok? Uno, you know. perché questo? Perché allunghiamo bene il muscolo solo nella prima ripetizione per avere il muscolo pronto a sostenere le seguenti, le susseguenti, che non saranno in completa estensione, giusto per stare attenti a non strapparci. L'esperienza mi insegna, soprattutto se lavoriamo con un peso pesante e attiviamo così tanto la zona sternoclavicolare, che può diventare pericoloso estendere tutto. Quindi, la prima sì, perché allunghiamo bene il muscolo, per sostenere le altre. Che non saranno così tanti in estensione come la prima e quindi ci preveniamo da eventuali infortuni. Questa è la motivazione eh, che adduco del perché non farle tutte in completa estensione. No!